domani riapre, lei si era incavolato tanto per la chiusura, volevo un suo commento su questo. Beh, guardi, anche oggi il prefetto ha parlato del bosco, io sono dovuto intervenire per mettere un attimo a posto, sempre cercando un'operazione di verità. Io quando nacque la questione sui giornali che lessi i vostri resoconti, chiude il bosco, troppe infrazioni, questo più o meno è il titolo. Chiaramente la sindaca, mi sono preoccupato, ho chiamato per capire ma quali sono queste infrazioni, me lo rende conto, perché conosco un po' i napoletani e conosco molto il rispetto che hanno di quel bosco, dove il direttore ha fatto un lavoro straordinario insieme ai suoi collaboratori, insieme alla città, insieme a noi, il bosco più grande d'Italia, 130 ettari. Devo dire, il direttore mi ha detto no, ma la verità è che non sono le infrazioni. Il problema sindacale sulla vigilanza. Quindi ancora una volta l'immagine che era partita, qual era? La notizia, il colpevole chi è? Il napoletano. Invece si è appreso che il problema era una vertenza interna, personale, sindacale e quant'altro. Il direttore ha preso l'impegno che si riapre, ma a prescindere lui oggi si ritroverà all'ordinanza. L'ordinanza deve aprire. Il bosco deve essere aperto, perché se tu chiudi il bosco, secondo me la gente che andava al bosco dove va? Si concentrerà ancora di più in altri posti. Certo. Anzi, noi nei nostri provvedimenti prevederemo anche che nei parchi si possono andare con i monopattini, si può andare con le biciclette che prima era vietato e si può riprendere anche a fare attività di vendita, di somministrazioni, ad esempio di gelati, di bibite, di bevande e di altro, in modo che la gente incentiva, ovviamente con senso di responsabilità, non si possono lasciare i rifiuti, altrimenti sono sanzioni, insomma ve la reggerete. Insomma è un lavoro, penso, egregio, fatto in piena intesa con l'ANCI. Io ho spiegato all'ANCI, il Presidente, ho chiamato a Boccia l'altro ieri, l'ho spiegato bene, quindi perciò poi ci sono anche, no? Tu spieghi, poi cominciano i cambiamenti. Poi l'ho detto ieri al Presidente del Consiglio, a verbale, ho detto io andrò in prefettura, illustro l'ordinanza, noi siamo per la cooperazione istituzionale, il senso di responsabilità, ma adesso è venuto il momento che i sindaci siano via responsabilità, poteri e risorse. Finora ci avevano lasciato solamente con il peso della responsabilità, senza più poteri e senza risorse. Adesso, dopo ieri, il Presidente ha preso l'impegno, i poteri, riconoscendoci da subito che questo tipo di ordinanze sono in linea con la cornice sanitaria, non contro. Sarebbe assurdo se io dicessi, per esempio, in un'ordinanza non vi mettete le mascherine, perché quella è una prerogativa in questo momento del governo nazionale. Ma qua anzi noi adottiamo misure che vanno proprio nella direzione di evitare di cercare di evitare gli assembramenti, perché è impresa quasi improba, però cercare di evitare gli assembramenti e, come dire, fare in modo che le persone abbiano alternative e quindi evitare quelle immagini anche notturne dell'altro giorno. Ci saranno più controlli nel fine settimana? Beh, le forze di polizia hanno dato i numeri e devo dire che stanno facendo un lavoro importante. Ho visto i numeri di questura, carabinieri e finanza, loro si sono impegnati ovviamente a fare i controlli, la polizia locale lo farà, faranno un lavoro sicuramente importante all'altezza della sfida che abbiamo davanti.